Buongiorno a tutti, anche oggi ci troviamo al nostro solito appuntamento e oltre che chiamare l'amico Mosè, che spero già ci senta, Mosè, mi senti? Ti sento bene, forte e chiaro. Benissimo, benissimo. Senti, come al solito vorrei che sia tu a fare la presentazione di questo nostro amico e dacci i lumi. Allora, guarda, questa, il fotografo di oggi è una scoperta. Indosserà anche lui la sciarpa come me, quindi mi ha fatto un po' di pandan. Lui si occupa principalmente di motori. La scoperta l'ho fatta a Torino perché lui ha un modo particolare di interpretare le corse, le auto da corsa. Un aspetto grafico importante, anche prospettico. Per cui è diventato interessante, l'abbiamo pubblicato su ImageMaker per questo motivo qui. Lui è molto giovane, peraltro si occupa anche di food, di still life ed è un insegnante di coaching, quindi un personaggio molto, molto completo. La cosa importante che mi piace di lui è che è perennemente in fase di studio, cioè lui non si adatta a quello che sta facendo in questo momento, ma guarda sempre avanti con estrema longevità. Lui si chiama Antonio Perrone, eccolo qua. Buongiorno. Oh, ciao Antonio! Buongiorno Franco, buongiorno Mosè, buongiorno a tutti. Grazie per... Ciao Antonio, è bello vederti. Strafelicissimo di condividere questo pomeriggio con voi, ne sono veramente onorato, grazie. È piacere nostro, assolutamente. Tu pensi che la prima volta che non ci vediamo via Carlo Alberto, noi di solito ci vediamo via Carlo Alberto di domani. Sì, a Torino, esatto. Ascolta, siamo in un momento terribile, in un certo senso anche piacevolmente terribile, se vuoi, dobbiamo stare in casa, voglio dire più di questo. Il giorno che apriranno le gabbie, diranno siete tutti liberi, tu qual è la prima foto che scatti o che vorresti scattare? In realtà non ci ho ancora pensato qual è la prima foto che farò quando sarò fuori dalla gabbia, anche se in realtà lo dico con molta molta tranquillità e molta franchezza, io onestamente in gabbia non mi sento. Questo ovviamente, come diceva prima Mosè, diventa da una del raggiungimento di una consapevolezza di poter sfruttare qualsiasi cosa che possa succedere. E questo vale prevalentemente anche nell'ambito della fotografia, oltre che nella vita. E vi dirò di più che, come Mosè accennava prima al discorso di coaching per gli studi che ho fatto da tanti anni, dalla medicina psicosomatica, passando per lo sviluppo, la crescita personale, la gestione delle emozioni, la fotografia mi ha aiutato tantissimo in questa direzione qua. Mi ha aiutato proprio a crescere come persona, come interprete di quello che succede al di fuori della nostra vita, al di fuori delle nostre case, del nostro posto di lavoro, delle nostre abitudini. Perché mi ha aiutato molto? Perché il cercare quel qualcosa, diciamo così, quei dettagli che non sono comuni, è un qualcosa che ti porta costantemente fuori dalle tue abitudini e ti fa crescere. È un lavoro che fai su te stesso costantemente, di crescita, di sviluppo, proprio il continuare nel ricercare quel qualcosa che non è stato ancora scoperto, quell'inquadratura che non avevi mai visto. Io molte volte mi rendo conto, quando sono all'interno dei circuiti, perché è fotograficamente dove passo più tempo, di essere completamente assente con il resto del mondo, di essere immedesimato. Sì, mi rendo conto. Volevo interromperti solo per dirti, perché mi inserisco. Mi ha dato tanti assi per cui intervengo. Vai. Io e Franco gestiamo, e suo figlio tra l'altro, gestiamo una piccola accademia, no? E questo rapporto tra fotografia e vita salta fuori in maniera lampante. Vi dico sempre che il fotografo autore, e questo dovevamo farlo in un corso da tenere più avanti, è colui che guarda un po' più lontano. Cioè l'autore guarda un po' più in là, l'autore restituisce al guardante un messaggio che non è quello che accada, ma quello che accadrà. Ho la sensazione che sarà, quindi da un percorso che guarda la fotografia, e la fotografia ti impone questo, non puoi fare una cosa relativamente all'oggi, ma devi fare una foto che vada di là del tempo, e forse coincide un pochettino con quello che dicevi te, credo. Sì, diciamo che sono assolutamente d'accordo con questa prospettiva e sono strafelicissimo. Io quando ho iniziato ad esempio nei circuiti, vi dico, non è stato molto semplice, e questo è un po' l'aspetto che dei fotografi che lavoravano e che magari qualcuno ancora continua a lavorare nel mondo dei circuiti, gli italiani siamo un pochettino restivi su queste cose nel far crescere i ragazzi giovani, e questo è un messaggio che non... diciamo così, dobbiamo cercare di incentivare, di aiutare i ragazzi giovani che vogliono intraprendere l'arte della fotografia. Perché? Perché loro sono il futuro
di quest'arte, di questa passione che magari vive in ognuno di noi. C'è chi ne ha fatto un lavoro, chi la tiene come passione a sé stante, chi un hobby, un po' lavoro, un po' hobby. La fotografia è un qualcosa che ognuno di noi credo abbia dentro, perché oggi tutti fanno fotografie, in tantissimi, cioè la gente lo fa veramente. Posso chiedere a Franco un piccolo spazio per questo, perché tu hai lanciato un messaggio importante, parla dei giovani. Tu, è vero, bisogna dare spazio ai giovani, no? Però bisogna che i giovani se lo prendano un po' questo spazio, mi spiego. Prendiamo ad esempio l'Italia, adesso non voglio citare eventi brutti, ma l'Italia ha vissuto gli anni di piombo anni fa, no? Gli anni del terrorismo, gli anni di questo, dove molti fotogiornalisti erano impegnati in questa ricerca, nel documentare queste cose. Di foto famose degli anni di piombo ce n'è una sola, perché l'unica che ha saputo trattare l'argomento e lanciare un messaggio al domani, che è quello di quello che in via dei amici sparano con le mani giunte. Cioè, non hanno creato icone, cose che invece, non so, tu ad esempio nell'automobilista stai già creando delle icone che vanno bene per il futuro, al di là della classe, della macchina, delle ruote coperte o scoperte. Cioè, il fotografo autore deve un po' impegnarsi a lanciare una sensazione che vada oltre il momento, ok? Che vada oltre l'istante, una fotografia che rimanga nel tempo, un racconto che rimanga nel tempo, un po' la mia visione delle cose, attenzione. Ho citato gli anni di piombo per dirti che noi non ricordiamo un icono degli anni di piombo, eppure gli anni di piombo sono intervenuti pesantemente in Italia. Vuol dire, abbiamo vissuto bene. Non c'è una fotografia che simboleggi tutto quel periodo. Perché si cercava la notizia, si cercava la news, si cercava il momento e non il racconto di quello che sarebbe dovuto accadere. Tutto lì. È una mia opinione. Una mia curiosità, Antonio, solamente questo. Nasce prima la tua passione per la fotografia o per i motori? Sicuramente per la fotografia. I motori sono arrivati in secondo momento? I motori sono arrivati subito dopo, nel senso che io fotograficamente era una passione che è una storia un po' che si è sviluppata in tardissima età. Io sono nato in Calabria, i miei genitori sono figlio di contadini praticamente, e quindi questa passione per la fotografia c'è sempre stata. Solo che era, diciamo così, nell'estremo sud, era un paesino dove sono nato, era un pochettino presa così, il fotografo era quello che faceva le foto ai matrimoni e boh, punto. Per cui non c'era una persona come oggi, con tutte le possibilità che ci sono, ma anche se parliamo di pochissimi anni fa, giusto per darvi, io ho comprato di mio la mia prima macchina fotografica, avevo 29 anni, quindi in età molto molto avanzata, confrontandoci con un ragazzino di oggi che a 15 anni può avere tranquillamente tutto quello che gli serve per poter sviluppare la sua passione. Per cui mi sono dovuto, diciamo che è stata una passione che ce l'avevo fin da bambino questa cosa, sono rimasto sempre attratto dalla macchina fotografica, dalla fotografia. Compravo riviste dove le trovavo perché mi piaceva e sognavo un giorno proprio di poterla sviluppare in qualche modo. Tant'è vero che a quell'età mi sono comprato la mia prima macchina fotografica ed è stato un caso che sono finito nel mondo dei motori, anche se non era proprio un caso, era un qualcosa che il motore comunque un po' mi piaceva. Avevo un carissimo amico che mi ha ospitato per un Gran Premio di Imola, dove è nato tutto lì quel giorno, cioè da lì è nato proprio tutto, che la mia fotografia, ok, ho detto questo è il mio mondo e ho fatto di tutto per poter riuscire a realizzare un giorno questa, diciamo, un po' questa passione a 360 gradi, quindi allora, arriviamo al punto, lui ti ha fatto la domanda, secondo te l'attrezzatura a parte, perché l'attrezzatura del fotografo di motori è particolare, qual è la qualità principale che deve avere un fotografo motorista, uno che fotografa il motore? Qual è la qualità principale? Io credo che la qualità principale è che, ma credo non solo motorista, quella la devi proprio sentire dentro di te. Perché se non la senti, di fotografi ce n'è tanti. Se entrate in un circuito, voi ne vedete 10.000. Poi vedete le foto e sono tutte uguali. Tutte. Tutte. Perché girare in un circuito, io sono preso in giro sovente dai miei colleghi perché me lo faccio a piedi il circuito e giro con a volte 35-40 kg di attrezzatura sulle spalle. È vero, è pesante, ma se vuoi fare qualcosa che nessuno fa, vuoi fare qualcosa di tuo, che vuoi inventarti un qualcosa di tuo, quella è la strategia giusta. Perché? Perché è quella che paga, perché vai in quei posti dove non va mai nessuno, vai a scoprire quell'inquadratura che non ti aspettavi. Se io giro col motorino durante il circuito e vado curva 1, curva 2, curva 3, avrò per 10 anni le stesse fotografie. Voi credetemi, io ho iniziato a pieno regime dal 2006,
a oggi prego Dio che non mettano più Monza in calendario. Perché? Perché è un circuito dove ho fatto di tutto. Perché l'ho girato per sotto, sopra, l'ho girato dappertutto. E tutte le volte ti trovi qualcosa da inventare. Fortunatamente ci riesco costantemente, nonostante sono passati tanti anni, di questo ne sono grato, ti rendi conto che poi ti scocci di fare sempre le stesse cose. Di contro invece hai tanti fotografi che apprezzano l'abitudinarietà delle cose. Ecco, queste due cose qua, secondo me, sono due cose che non collimano, perché se sei abitudinario non puoi apportare uno sviluppo a quello che è un'arte come la fotografia, e non puoi apportare neanche uno sviluppo di dare un'impronta calzante ai ragazzi giovani, perché anche loro poi si abitueranno a fare sempre le stesse identiche cose. Ascolta Tony, tu hai acceso una scintilla di curiosità in me. Hai 35-40 kg di attrezzatura, dici cosa ti porti dietro al giro del circuito, cioè come allora si compra un'attrezzatura, e voglio sapere anche in questa attrezzatura cosa preferisci. Cioè, io me ne porto tutta, ma preferisco questo obiettivo o questa cosa. Dimmi. 35 allora, sono tanti. Sono tanti, sì, perché ovviamente tenete conto che in quello c'è anche, diciamo, i 2/3 litri di acqua. Ecco, diciamoli così, perché ovviamente durante... 3 kg d'acqua, dai, 3 kg d'acqua ci sono. 3 kg d'acqua, te ne rimangono altri 30-32, per cui hai i tre corpi macchina, hai un 600 mm, hai un 300, hai un 70-200... hai un 16-35, un 50 mm che non si sa mai può servire, come può servire un 14 mm, più le batterie, i flash e tutto, perché mi porto tutto dietro. E ogni tanto non vi nascondo che mi metto d'accordo con Vincenzo, che è un ragazzo col quale lavoriamo insieme, lui abita in Svizzera, che è stato un po' anche lui il mio maestro di fotografia, organizziamo di portare dei flash da studio in pista, perché facciamo molte volte d'accordo con i piloti, ci mettiamo d'accordo prima, facciamo delle sessioni proprio di shooting all'interno della pista stessa, per cui giri con tutto sto materiale dietro. Il tuo obiettivo aditivo qual è? Perché se tu dici 600, 300, 700, 200... 600 assolutamente sì. Scusa, non ho capito. 600. 300. 600 è quello che uso prevalentemente. Oppure amo molto i grandangolari, quello soprattutto nell'ultimo anno, così sto diciamo così incentrando molto se lasciare la macchina come fosse un semplice dettaglio di quella scena. Ah, ok, quindi ti avvicini molto. Allora, per lo shooting fotografico, ad esempio, parliamo di un gran premio, sì, in percentuale, quindi un gran premio, ruote coperte, scoperte, non ha importanza. Quanto tempo dedichi ai box e al dettaglio, e quanto alla corsa e alle prove? Allora, sostanzialmente facendo venerdì, sabato e domenica, passo tutta la giornata del venerdì assolutamente in pista, buona giornata del sabato anche. Il sabato potrebbe essere un po' un misto. Domenica preferisco tendenzialmente stare ai box pit lane, perché ci sono, le foto magari dell'arrivo, e quindi possono succedere tante cose. Non mi perdo le partenze, perché in partenza sono sempre da interpretare gara per gara, e quindi fotografare in pista la partenza è un qualcosa di molto bello, come stare in griglia, e quindi la domenica può essere una giornata prevalentemente più impegnativa proprio per i tempi, perché molte gare sono tipo ruote coperte, possono essere delle gare di durata che durano magari 30 minuti. Discorso cambia se hai una Le Mans Series, dove magari la gara dura 4 ore piuttosto che la 24 ore di Le Mans, dove dopo, se volete, ne parliamo, vi racconto la mia ultima com'è stata, così vi... mal di testa perché... Qual è la gara che preferisci? Sicuramente la 24 ore di Le Mans è qualcosa di estremamente bello, e a chi è amante dei motori e della fotografia di quel genere almeno una volta gli auguro di potersela vivere in toto, perché è qualcosa di veramente straordinario che credo che neanche la Formula 1 lontanamente ci si possa avvicinare. Ma tu cosa fai in 24 ore? Non dormi in quelle 24 ore? Allora, adesso me l'avete servita, vi racconto come ho svolto la mia ultima 24 ore. Sono arrivato al mercoledì, quindi io sono stato tutto mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, quindi fino a lunedì mattina che sono ripartito, in 5 giorni ho dormito 8 ore. Come lo vado a strutturare il sonno di tutte queste cose qua? Lo vado perché non mi piace perdere niente.
girarsi tutto il circuito di Le Mans, che sono quasi 14 km totalmente a piedi, vi assicuro che è tanta roba, con tutta l'attrezzatura ovviamente. Faccio dei microsonni, nel senso che faccio dei microsonni che variano dai 7 ai 10 minuti durante l'arco della giornata, quindi io dormo costantemente 5-7 minuti, 10, quello che mi serve, e poi, poi giro continuamente, nel senso che mi fermo, bevo, dormo, mi fermo, bevo, dormo. Sovente non mangio, perché se mangio troppi alimenti, troppe, in quel contesto vanno a influire negativamente sull'andamento mio, delle mie prestazioni, su come devo andare poi a lavorare, proprio a livello di lucidità. Mangio molta frutta, molte verdure crude, tipo le carote, piuttosto che un pezzo di sedano nell'acqua. Una cosa, alle mani mi dicono, io ricordo che c'è un rettilineo molto lungo, no? dove c'è ancora o c'è una variante? Dico che vanno a 400 all'ora quasi, alle mani, c'è un rettilineo molto. Sì, vanno sicuramente oltre i 300, 340, 345, 350 sicuro tutti, quindi c'è un rettilineo che è interminabile. In realtà adesso è stato spezzato a metà con una chicane, per cui si rallenta, poi si riparte, ma vi assicuro che è lungo lo stesso, per quanto l'abbiano potuto dividere. È veramente tanto lungo. Allora, weekend di motori, quanti foto porti a casa? Allora, io non scatto tantissime foto, perché vado proprio a studiarla la foto. Molte volte, quando non trovo e non riesco a realizzarla come voglio, allora faccio diversi tentativi. Questo sì, per un weekend normale mi aggiro indicativamente su, so, a volte arrivo a 1000, a volte un po' meno di 1000. Diciamo che indicativamente questi sono i numeri. 24 ore Le Mans a parte, ovviamente, perché arrivo molto di più. Molto di più. 1000 scatti e poi c'è la scelta. Poi c'è la scelta, ovviamente. La scelta, allora, io adoro la scelta, la faccio, nel senso che quando ho dimenticato tutto, o meglio, se ho da dare delle foto a quelli che sono le riviste, i giornali, piuttosto così, ovviamente tempo zero, cerco di dargliele il più velocemente possibile, quello in giornata stessa gli faccio avere. Per quanto riguarda invece sia sponsor, piloti o team che servo, loro lo sanno e mi dicono: prenditi il tempo che ti serve, mandaci giusto la foto per i comunicati stampa, quindi ce l'hanno il giorno dopo. A volte le vado a scegliere dopo 15-20 giorni. Questo perché è un metodo che ho imparato a utilizzare dopo delle esperienze che ho fatto. È l'esperienza che soprattutto quando le guardi subito foto scarti via tutto, perché il cervello ragiona per immagini. E questo l'ho imparato attraverso i miei studi di coaching. Quindi, ragionando per immagini, lui elabora costantemente tutte le immagini che nelle ultime ore hai visto. E avendole già viste, lui non le riconosce più come immagini valide o meno valide, oppure che possono essere attraenti o meno attraenti. Quindi è giusto far decompressare tutto questo processo qua, farlo andare un pelino nel dimenticatoio per qualche giorno, è un minimo di una quindicina di giorni, se 20 giorni ancora meglio. E poi ci si mette lì e si riguardano le foto e si tirano fuori delle cose che sicuramente prima si erano accantonate, non viste. Per cui è molto importante far, diciamo così, decantare, un po' come il buon vino, più decanta meglio viene. E dico sempre, lasciate macerare le cose, no? Ascolta, comunque diciamo una cosa, mettiamoci in una situazione difficile in questo momento. Sì. Abbiamo un fotomatore che apprezza i motori, non ha il 600, non ha il 300, forse ha un 7200, forse un 1635, 2828, ok, però un giorno ha un accredito per dare un circuito. Dice, guarda, può entrare in questo circuito a vedere questa corsa. E quindi ha un'attrezzatura normale, ovviamente avere il 600 è quasi paradigmatico nel tuo caso, però ha un'attrezzatura normale. E lui a questi obiettivi, tu cosa gli consigli di fare? Allora, come dico sempre, bisogna fare il meglio che si può con le risorse che si hanno. Quindi io ho queste risorse, me la gioco tutta. Può fare tantissimo con quell'attrezzatura che ha. Può fare più di quello che possa immaginare. La visione di utilizzare solo un 600 piuttosto che un 7200 in pista e le classificazioni, i luoghi comuni che vengono detti col 7200 in pista non puoi andare perché non fai niente, è un puro frutto
di chi dice questo, nel senso che tu che me lo dici non sei capace semmai a farlo, scusate un po' la diretta su questa cosa, ma non è vero, perché uno che è amante di un genere, uno che è una persona che è creativa, anche con un 16-35 stare in pista può tirar fuori qualcosa di assolutamente straordinario. Perché? Perché se stai con l'obiettivo chiuso, ovviamente, laddove metti il focus, lì va la tua genere e la tua realtà. Per cui se io con un obiettivo che mi permetta di vedere un tot, mi permette di vedere solo una porzione del circuito attraverso un 600 mm, è chiaro che con un 16-35 posso avere una visione decisamente più ampia e quindi allargo le mie prospettive. Perché, cioè, assolutamente, io lo utilizzo tantissimo, ad esempio, anche in pista il 16-35, ma tante volte lo utilizzo. Quindi gli consigli di avvicinarsi comunque al circuito con un grand'angolo? Assolutamente sì, certo. Guai non avvicinarsi, come il 70-200, ad esempio, un obiettivo, o il 300 per fare i panning, sono spettacolarissimi tutti e due. Uso anche il 600 per il panning, ma è normale che fare un panning contestualizzato con un obiettivo di quel tipo dà un risultato totalmente diverso. Io mi ricordo il primo anno che andai ad Abu Dhabi nel 2013 e ho utilizzato prettamente il 16-35 di notte. Perché? Perché lì c'erano tutte le luci, fare tutte queste sciate con le luci e la macchina messa, cioè era qualcosa di veramente bello. Lavorare con un 600 mm in un contesto di questo ti perdi un po' tutta la scenografia, per cui in qualsiasi posto, in qualsiasi occasione che uno ha da andare in qualsiasi circuito, in qualsiasi situazione si trova, con gli strumenti che ha può realizzare tutto quello che vuole senza nessun problema, assolutamente, non scoraggiarsi. No, volevo chiedere anche una cosa sulla pista, che poi volevo riportarlo in casa per fargli una domanda, anzi te la faccio già, approfitto, siccome un po' i nostri incontri vertono sempre sulla fotografia in casa, perché siamo costretti a stare un po' in casa, volevo chiederti appunto se avevi sperimentato qualcosa o fatto qualcosa tuo, personale, in modo tale da dare qualche spunto anche ai nostri amici dell'Accademia. Assolutamente. Intanto ti lascio fare l'altra domanda da Mosè. No, okay, rispondi proprio telegraficamente. No? Okay. Rispondo a fare. Allora, in casa ci sono tantissime cose da fare. Io, ad esempio, essendo amante anche del, come dicevamo prima, dello still life, ho utilizzato tantissimi profumi, delle bacinelle con l'acqua, ho fatto degli splash, ho utilizzato dello splash nel cioccolato, quindi la tazza di cioccolato con dei... Ma c'è da vedere queste cose? Facci vedere qualcosa, così noi... Vi condivido lo schermo, così possiamo vedere tranquillamente tutto quello che c'è. Ecco qua, ad esempio, faccio un'apertura... Oh. Ad esempio, questa è una foto di un profumo con dell'acqua fatto sul tavolo della cucina, perché non ho uno studio ovviamente in casa, ma ho attrezzato la mia cucina a studio fotografico a set, con delle cose molto molto semplici si possono generare questo tipo di soluzione. Ovviamente i flash che ho utilizzato, i due fasci di luce che vedete, sono fatti con due softbox 60x60, con i flash quelli che si montano sulle macchine fotografiche tranquillamente, quindi assolutamente non c'è bisogno di avere delle attrezzature stratosferiche per ottenere dei risultati casalinghi, per imparare delle tecniche nuove, per fare esperimenti. Stesso discorso anche questo sospeso, ovviamente, anche qua, sempre con dell'acqua, con un bicchiere d'acqua sopra fai cadere delle gocce d'acqua, e anche qua stesso discorso, con due flash si ottiene quel tipo di risultato. Ho fatto questo salmone, un giorno sono andato al supermercato, ho trovato i fiori di zucca che io amo, con un piatto di ardesia che avevo in casa, anche qua come vedete allestito sul tavolo della cucina con uno snoot. Qua sono praticamente un pochino più foto, perché ho fatto... diciamo così, un colpo di luce per parte, e ho reso, ovviamente poi è stata diciamo così definita in post produzione, ma sapevo già quello che era il risultato che volevo, e quindi messi a fuoco i vari punti del piatto, un po' della pietanza, e ho fatto questo esperimento qua.
ho fatto un esperimento di food, perché adesso mi sto anche appassionando di food stylist, quindi sto imparando anche a generare le salse, a capire un po' come muoversi all'interno, quindi questi sono i primissimi esperimenti. Ho fatto qualcosa con il tè verde matcha, quindi in una coppetta di bambù, con tutto il coordinato, con tutto materiale che è in casa. Questo addirittura era un vaso di fiori che ho gentilmente rubato a mia mamma, una piastrella, un pezzo di ardesia, dei formaggi comprati così come erano al supermercato, ho messo solo delle gocce di decorativo. Qua è una piastrella di marmo dove ho generato, vedete questi cubettini qua di cioccolato, con questi li ho utilizzati per fare questi quadrati qua. Qua è fatto con della curcuma, del cacao in polvere e del tè matcha, e poi ho fatto questa composizione di cioccolatini, per cui si possono fare, non so, lo splash col cioccolato. Qua la cucina è diventata un disastro prima che c'entri la foto giusta, per cui ho messo tutti i nylon, però il bello è anche quello di sperimentare, di sfidarsi, di riuscire a centrare proprio quello che ti serve. È una bella sfida anche questa cosetta qua. Poi non so, ho fotografato la frase di un libro che mi piaceva moltissimo. Appunto qua dice: ascolta tutti ma decidi tu, alla fine è vero solo ciò che è vero dentro di te, è possibile solo ciò che credi sia possibile, esiste un'unica verità, la tua. E questo vale un po' sia per la nostra vita ma anche in ambito fotografico, perché ci sono molti ragazzi che sono, diciamo così, sentono di fare determinate foto, magari sono ispirati a fotografare orologi, poi magari sentono l'amico o anche vanno al circolo di fotografia dove glielo sconsigliano vivamente. Questa è un'occasione persa, perché quel ragazzo magari potrebbe dare un'interpretazione diversa al mondo degli orologi, potrebbe dare una chiave di lettura totalmente nuova. E quindi è giusto che chi decida di fare fotografia e sente qualcosa dentro lo segua pienamente, assolutamente. Certo. Qua ho sperimentato la copertina di un libro di una mia carissima amica, che lei pubblica libri, dove appunto c'era questa frase all'interno e dove gli ho regalato questa foto, anche qua fatto con questo colore, con dei flash, messi delle gelatine davanti, messi dei LED sotto al libro. Sono tre scatti, poi ovviamente assemblati in Photoshop, ma si può fare tantissimo in casa. Penso che ognuno di noi abbia un libro. Questa è un'altra versione di un profumo di Bulgari fatto sempre in casa. Anche qua, ovviamente il profumo era flash obbligatorio, no? Allora, in questi casi, se si vuole bloccare il movimento di queste goccioline qua, è meglio averlo. Si può utilizzare anche un solo flash, per chi invece non avesse il flash e vuole farla, un esperimento di splash così, lo può fare tranquillamente, avrà, anziché le goccioline ferme, avrà delle strisce d'acqua che si muovono, ma lì va poi a gusti, non è che c'è una regola che questa è giusta e quella è sbagliata. Sono due modi di fare lo splash in maniera diversa. L'acqua è bella così, dai, su. Certo, però anche quello potrebbe venire fuori una foto carina con quest'acqua che spruzza violentemente fuori, per cui cioè, un esperimento male non fa, credo che sia una cosa carina da fare, interessante, si può tranquillamente provare. Molto bello, molto bravo, bravo. Facciate un'altra se c'è. Allora, un'altra foto. Di altre fatte in casa al momento no. No. Una di motori, dai, una foto di motori. Motori, sì, ne ho tante, cosa volete vedere? Dai. Benissimo, scegli di qualcosa. Dai, faccio vedere qualcosa, Ferrari. Faccio vedere una roba. Allora, qua non è Ferrari, ve la faccio vedere dopo. Ferrari. Allora, questa qua è una foto fatta con, ecco, in questo caso ero col 300 mm, sotto il ponte, qua sotto, passo col cursore, passa la strada in realtà che va qua e gira, e dall'altra parte c'è il discesone verso del ponte Dunlop. Questo è il punto, diciamo così, più conosciuto, più importante che c'è a Le Mans, ed è il posto che io adoro, e tutte le volte mi vengono da fare delle foto assolutamente molto molto belle, perché il tempo non è mai lo stesso, il sole non è mai lo stesso, quindi hai tantissime opportunità di poter fare foto in questo punto qua, sia da un lato che dall'altro,
E qua veramente libero spazio all'immaginazione, a tutto quello che vuoi creare. È vero che il ponte è sempre quello, ma ciò che succede sotto e ciò che succede intorno è totalmente diverso. Per cui ci sono molteplici combinazioni di utilizzo. Vi faccio vedere qualcos'altro di super, super strano. Ecco, quella più strana ve la faccio vedere. Io ti chiedo una cosa. Vai. Io vedo che tu nei motori, una cosa che mi ha incuriosito dalla prima volta, sì. Tendi, mentre molti fotografi stringono sulla macchina, quindi della macchina, sul cordolo, la gomma, eccetera, tu tendi a minimizzare il soggetto, cioè fai più lavori più sul contesto, come in questo caso, ad esempio. Allora, esatto. La macchina diventa non è l'interprete principale della fotografia, qui si vede molto circuito, molte S, molte. Non c'è solo il cordolo e la gomma, voglio dirti. Cioè, esatto. Questo è proprio una scelta. È una scelta, sì, è una scelta. È una scelta perché io credo che, ad esempio, la persona che ha generato questo circuito, secondo me, è stato un artista, perché al di là delle diciamo così, delle questioni tecniche del circuito, Castellet in Francia, ha avuto un'inventiva straordinaria, questa qua, diciamo così, di fare tutte queste strisce, di fare tutte queste cose. E quell'arte mi ha ispirato a fare questo genere di fotografia, questo genere di immagini in questo posto. Qui la Ferrari ha il 20% della fotografia, insomma, cioè come spazio, intendo. 20%. Come spazio, in questo caso ha il 20%, ci sono casi dove ne ha ancora meno. Adesso vediamo un po' se ne trovo una. Ad esempio, in questo caso qua, credo che ne abbia forse un 10%, quasi non si vede, perché è tutto libero spazio ciò che c'era intorno. Qua eravamo in Bahrain l'anno scorso e qua ovviamente c'è un po' tutta la parte geometrica di quello che il circuito offriva, tutta la parte delle luci e tutta la parte dietro delle scritte, in questo caso qua, per cui è una minimissima parte. Poi faccio delle cose ancora più strane, tipo questa, dove praticamente qua è praticamente tutta la barricata, ciò che impedisce alle persone di accedere al circuito. Questa qua è una feritoia. Dove è una foto che fa ancora il motore, dall'altra parte fa anche questa. Cioè, esatto, fa parte anche di questo coso qua. E dove è possibile, come avete visto, mi piace molto ragionare con le geometrie. Ragionare con le geometrie e cercare di, cioè, far vedere, come dire, orientare chi legge quell'immagine a quello che ci succederà anche dopo quello scatto, dove quella macchina andrà oltre quella, come quest'altra tipologia qua. Cioè, le macchine, il più delle volte, questa era una gara dell'Elms, sempre alle Castellet, occupano pochissimo spazio. Per cui, ma occupando pochissimo spazio, comunque l'occhio, il dettaglio viene, cioè, deve essere sempre in modo, diciamo che deve essere l'oggetto principale, in qualche modo, quel dettaglio deve essere l'oggetto principale che viene notato. Certo, non Ovviamente. quindi io. Questo però, se vuoi, anche nel tuo caso è un po' il trait d'union tra lo still life e l'automobilismo, no? C'è il fattore compositivo. Tu prima ci hai fatto vedere delle foto di still life, quelle cioccolatine, dove l'aspetto compositivo era importante. E qui lo è altrettanto, non è soltanto gomma cordolo e gomma sollevata sul cordolo, ma la composizione del circuito, delle linee, delle curve, insomma, questo è importante. Vi dirò di più che questo lo svelo a chiunque, nel senso che il fatto di andare a, diciamo così, a proiettarsi in altre dimensioni fotografiche che non c'entrano niente col circuito, perché di fatto lo still life non c'entra granché, ti aiuta molto. Perché? Perché nello still life, diciamo che la storia che tu vuoi raccontare, come Cravero insegna, attraverso quello scatto te la devi creare in testa. E quindi devi Certo. far leggere alla persona che leggi quella ciotola di riso che contiene il riso verde, cosa sta aspettando di fare lì? Certo. Con quell'ombra, quel libro fotografato in quel modo, cosa sta aspettando? Da chi sta aspettando di essere letto? Cosa mi vuole rappresentare? Qual è il messaggio che mi vuole mandare? Per cui devi un po' in qualche modo lavorare preventivamente.
E questa è una cosa molto importante che ho imparato, sto imparando più che imparato, e nei circuiti ti aiuta tantissimo. Poi, ovviamente, nei circuiti ci sono casi in cui, vi racconto questa foto qua, perché è una foto che a me piace tantissimo, ero a Imola, fuori dal circuito, perché ogni tanto mi piace anche andare fuori dai circuiti. E non è vero che le foto si fanno belle. Imola è bella fuori dal circuito, eh? Imola è molto bella fuori. La zona del circuito di Imola è molto bella, eh? La zona funziona. Molto bella. Imola poi è il circuito che mi ha battezzato, nel senso che io sono nato là fotograficamente, nel senso che a livello fotografico sono nato proprio al circuito di Imola. Peccato, sono... peccato Senna, peccato quel weekend tremendo, ma Imola, certo. È, Imola è un circuito straordinario, perché sale e scende, ha delle curve fantastiche, bella. Sì, cioè, è in mezzo al verde, è un circuito storico, è qualcosa di veramente straordinario. Per cui qua ero addirittura uscito fuori dal circuito alle acque minerali, ero dentro al parco e c'era sto bambino che faceva andi e rivieni. E mi ricordo che c'era un ragazzo che avevo portato con me, un altro fotografo, e ho detto guarda, vieni, andiamo a vedere qualcosa di nuovo, che si stava scocciando perché il bambino, secondo la sua testa, gli disturbava, gli creava fastidio sulle auto. E invece no, dico, caspita, io ho dato un significato totalmente diverso a quella lettura, ho detto è una manna dal cielo che quel bambino ci sia, perché è importante contestualizzare il bambino che sta guardando la macchina, sta guardando. Tant'è vero che mi dicono, ma la gente più delle volte non ha letto che sotto c'era Imola, vedeva la foto e dice, ma lì dov'è, quale circuito? Ferrari stessa mi dice, ma in quale circuito sei andato a farla questa? Dico, ma era Imola, c'è anche scritto. E quindi questo è stato un po' una... un'immagine molto particolare, perché dava un po' il senso di un circuito brasiliano, quei posti dove ci sono questi bambini disagiati, che poi il bambino non era disagiato. Sì, ti chiedo una cosa, tu sai che a Imola c'era un curvone molto veloce che poi finiva con la curva della Tosa, lo stacco della Tosa, no? Sì. Quella curva che adesso si è messa una cicante, ti ricordi come si chiama? Allora, la curva, il curvone prima si chiamava il curvone del Tamburello. Esatto, adesso. Basta tranquilli così. Perché si chiama Tamburello? Lo sai, è una curiosità che svegliamo tutti. Allora, il perché si chiama Tamburello in realtà non lo so. Se lo dico curiosità... io. Ah, guarda, okay. Il 52 dell'anno, guarda, lo dico a tutti, perché di fianco alle corse di automobili si svolge il campionato di Tamburello. Cioè, li giocano a Tamburello. Veramente. Per cui è molto sentito come lo sport, e tu vai nato il primo dell'anno, non durante le corse. Lì ci sono i campionati di Tamburello. C'è il tamburo, quello e la palla, uguale. Si chiama Tamburello perché di fianco c'è un campo di Tamburello. Questo fotograficamente non è niente, però dai, diciamo. È una cosa interessante, ed è una cosa che ci deve anche un pelino far riflettere, perché più delle volte noi, non colleghiamo il perché quella curva è stata chiamata in quel modo, si chiama così e non ci pensiamo, ci succede sovente. Sovente diamo un'identificazione a un qualcosa e non sappiamo neanche il perché, e questo ci capita costantemente sovente, quindi grazie per questa tua illuminazione. Guarda, ci sono curve famosi, Tabaccaio, a Monte Carlo, dalla Scas, a Imola le acque minerali, no? E caspita, a Imola ci sono le acque minerali anche che... ti vedo Franco che sei agitato, ti lascio la parola. Mi è venuta una curiosità che volevo chiedergli. Nel momento in cui scendi nei circuiti, l'effetto sorpresa, sei pronto a catturarlo, l'effetto che può capitare inaspettato? Allora, l'effetto sorpresa bisogna sempre essere pronti in circuito, soprattutto in pista. Allora, c'è da dire una cosa, l'accesso ai circuiti è qualcosa di estremamente pericoloso. Per cui bisogna avere veramente tanto buon senso, e qua purtroppo mi dispiace a malincuore, credetemi che sono veramente dispiaciuto, perché vedo il più delle volte i comportamenti dei miei colleghi italiani, perché gli stranieri non si comportano così, bisogna dare atto a quello che è atto. Devono per forza quasi andare in pista con la macchina fotografica, e più delle volte trattano male i commissari di percorso che sono lì a lavorare gratis, perché se non si mettono lì a fare la foto non si sentono realizzati. Proprio lo sfidare la pericolosità, quello non va fatto, perché è controproducente per la tua salute, perché poi se ti succede qualcosa le foto non ne fai mai più. Per cui bisogna intanto essere veramente rispettosi delle persone che lavorano all'interno del circuito, perché c'è gente che si sveglia alle 3 di notte, tipo i commissari, stanno lì tutto il giorno a gratis, mangiano perché sono guidati da una forte passione, quindi hanno giusto un rimborso spese di quello che fanno, ma ovviamente non è che siano, non guadagnano nulla, lo fanno per passione.
per cui bisogna rispettare i commissari, bisogna rispettare quel loro lavoro. L'effetto sorpresa ci può essere in qualsiasi momento e in qualsiasi angolo del circuito. Estremamente pericoloso, sì, estremamente pericoloso. Adesso hanno nelle gare di durata, ad esempio, c'è l'obbligo di indossare la tuta ignifuga, tipo Le Mans è sempre stato così, in pit lane entravi solo con la tuta ignifuga e col casco. Io quest'anno mi sono fatto con tuta ignifuga tutta la 24 ore, compresa nel circuito, con il caschetto, zero problemi. Perché? Perché comunque quando hai, diciamo così, avevo voglia di entrare in pit lane, ci andavo appunto, non dovevo andare tutte le volte, cambiarmi, non cambiarmi. Quindi è una questione anche di logistica tua di rispettare quel tipo di regola. L'effetto sorpresa devi avere la macchina fotografica pronta, sempre, assolutamente sì, perché può succedere un qualsiasi cosa, un dettaglio che è dura quell'istante e se non sei stato abbastanza veloce, abbastanza scaltro da poter catturare è andato, te lo sei perso e magari era un dettaglio estremamente importante per, diciamo, sia per a livello di cronaca ma sia tuo proprio a livello di spettacolarità nell'immagine, per cui è estremamente importante fare questo tipo di Io faccio l'ultima domanda, Franco, poi lascio a te i saluti perché credo che stiamo tornando. Domanda di preferenza: circuiti normali o cittadini e poi giorno o notte, cosa preferisci? Allora, giorno-notte, sono la notte ha il suo fascino sicuramente, circuito cittadino normale, normali, diciamo che il cittadino è molto più prevedibile del normale e quindi lì ci va veramente, ti lascia ampio spazio alla creatività ed è una bellissima sfida andare nel circuito cittadino ed è estremamente bello così come anche il notturno, è una sfida straordinaria poter riuscire a fare le foto di notte. Il notturno voglio sapere, dai, dice, c'è un popolo che aspetta questa domanda, notte, siamo alle mani, quanti ISO? Allora, come tutti pensano, l'ISO non è, cioè, è importante oppure no? Io personalmente vi dico, in qualche raro caso, ma pochissimo raro caso, lavoro sui 2005, ma qualche raro caso. Diversamente ho imparato a utilizzare i tempi lunghi, la macchina ce li ha, imparo a lavorare in quella modalità, perché diversamente se ho il salvagente costantemente messo lì che mi aiuta, non riesco. Tenete presente che poi in pit lane, a Le Mans lavoro sugli 800-1000 ISO perché di luce ce n'è tantissima, a volte scendo anche, tipo se devo fare delle foto, ecco vi faccio vedere giusto uno scatto, tipo questo qua. Allora qua c'è tanta luminosità, quindi uno scatto con un tempo estremamente lento, qui lavoro sui 400 ISO, non di più. Quindi c'è molta luce, Luigi, di notte. Sì, assolutamente, la pit lane di è illuminata giorno, quindi zero problemi da quel punto di vista. È chiaro che non è il giorno, per cui hai bisogno comunque di un tempo un pelino più lungo. Poi questa, ad esempio, è la zona assolutamente più pericolosa, perché voi tenete presente che ogni... Come vedete qua, ad esempio, questo era un operatore, dietro questo qua è un commissario che ti segue, dietro di me c'era un commissario, per cui cioè non è che sei sorvegliato costantemente, ma devi avere veramente 20.000 occhi davanti dietro, non andare lì con qualcuno, ogni tanto gli viene la brillante idea di mettersi lì con il treppiedi a fare le foto, no, assolutamente, puoi portarti un monopiede, questo assolutamente sì, ma il treppiedi no, il cavalletto assolutamente no. Per cui ci va molta scaltrezza fare questo tipo di scatto qua, perché sono estremamente pericolosi. Lì, ad esempio, non sai cosa ti aspetta, perché le macchine si fermano praticamente a pochi centimetri durante il pit stop l'uno dall'altro e se ne arrivano vicino una vicino all'altra, tu stai fotografando e non vedi dietro, cioè, ti tirano fuori e ovviamente ti cacciano. Perché? Perché sono molto rigidi, giustamente. Un'altra curiosità, perché vedi, noi amatori, no? Come nel mio caso, cioè noi, io comunissimo mortale, compro la macchina e poi la macchina sta lì. Al massimo che posso fare pulire il sensore e pulire l'esterno. E tu che hai queste, che solleciti molto le macchine, le porti ai corpi, le porti in giro, eccetera. A fine stagione le fai revisionare, fai dei tagliandi, cioè oltre il sensore. Allora, qua vi svelo un altro mio segreto. Credo di essere l'unico che non utilizza per niente la raffica, mai usata, per me potrebbero anche non farla, per un semplice motivo, perché mi piace centrare la foto in quell'occasione, piuttosto se l'ha sbagliata l'ho sbagliata, ma la raffica non la uso praticamente quasi mai, solo in qualche
occasione, ma deve essere proprio un qualcosa di raro, che magari vedo che c'è un incidente lì per lì, e allora tenete presente che io la raffica ce l'ho sempre inserita, ma non ha, cioè, ho la sensibilità sul mio dito da non riuscire a utilizzarla praticamente mai, uso di volta in volta, scatto per scatto tranquillamente, quindi è vero che faccio tanti scatti rispetto a un fotomotore normale, sicuramente una volta all'anno è cosa buona, saggia e giusta da fare un controllo alle macchine, assolutamente sì. Lo fai fare, quindi questo è importante. Una volta all'anno pulizia del sensore, una controllata così, ovviamente quando ti affidi a dei centri assistenza qualificati, se non c'è nulla da fare ti fanno le pulizie di rito, però un controllo all'anno, un tagliando all'anno è giusto farlo, assolutamente. Ok, farà chiuso il rapporto. Benissimo, allora noi ti ringraziamo per questa piacevolissima chiacchierata, contiamo di averti magari una serata da noi come ospite, in modo tale che i nostri amici dell'Accademia possano farti direttamente delle domande e perché no avere l'occasione di esporre qualche tuo foto da noi. Assolutamente sì, ben volentieri, tengo l'invito con molto piacere, mi sono onorato e sarò strafelicissimo e straonorato di poter contribuire così a un aiuto di quello che posso a tutti i vostri ragazzi dell'Accademia. Oh. Ci voglio essere anch'io, Franco, quando viene, ci voglio essere anch'io. Assolutamente. Quindi ciao e grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Grazie.